Ultimo test prima delle rassegne tricolori con il Banca Marche Meeting di Ancona domenica pomeriggio. Il premio in palio per la migliore prestazione tecnica tra gli atleti tesserati per società marchigiane va a Marco Vescovi, autore di 7.14 sui 60 metri, ed Alessia Pistilli che ha corso i 1.500 in 4.35.70 realizzando il nuovo primato regionale assoluto e promesse. Entrambi i portacolori dell'Avis Macerata hanno ricevuto la confezione regalo da Giovanni Dolce, capozona di Ancona per Banca Marche. Il miglior risultato però della manifestazione arriva dai 400 femminili, vinti da Marta Milani in 53 e 10. La bergamasca dell'esercito, settima in finale agli europei all'aperto la scorsa stagione, si migliora di 44 centesimi sul precedente record personale stabilito agli assoluti di un anno fa al Palace Anconetano. Alle spalle della Milani, Maria Enrica Spacca, seconda in 53 e 42, nona italiana all time, che abbassa il proprio limite di 2 decimi netti. Terza, la portoricanatese Donata Piangerelli, audacia record atletica, la sua società, con 55-10. Quarta, Eleonora Sirtuli della Camelot, 55-67, che fa meglio della primatista italiana sui 400 ad ostacoli, Benedetta Ceccarelli dei Carabinieri, con 56-50. La gara più attesa era quella dei 60 metri maschili, con Elvia Andrew Hove, l'atleta dell'aeronautica, si aggiudica la seconda batteria in 6-78, ma il miglior tempo lo ottiene Roberto Donati dell'esercito con 6.75 nella prima, dove precede Giovanni Tomasicchio della Riccardi di Milano con 6.79. Poi Hove decide di rinunciare alla finale. La finale la vince però Roberto Donati con 6.72 su Tomasicchio che fa segnare 6.77. Bella sfida nel lungo tra i due azzurri, Stefano Tremigliozzi, aeronautica, ed Emanuele Formichetti, stato maggiore esercito. Tutti e due ottengono il personale indoor, vince Tremigliozzi con 7.90 al terzo salto, ripetuto anche al quarto e seguito da 7.89 al quinto, mentre Formichetti realizza 7.84 al quarto turno. Nei 60 femminili la più veloce è la campionessa italiana assoluta sulla distanza, la sarda Maria Aurora Salvagno, aeronautica, che corre 2 volte in 7.52 sia in batteria che in finale. Secondo posto per Jessica Paoletta dell'esercito 7.58 e terza la marchigiana Francesca Ramini, fermana, con 7.61 a un solo centesimo dal suo primato regionale, già avvicinato in batteria con 7.62. Di scena anche le gare di mezzo fondo sui 1.500, tra i maschi vince il serbo Goran Nava, Cus Pro Patria Milano, in 3.42.57, davanti al compagno di squadra Luca Leone, 3.43.31, primato personale, al femminile 4.24.86 per Eleonora Berlanda delle Fiamme Oro. Il carabiniere Giorgio Piantella si afferma invece nel salto con l'asta con 5.20 su Manfred Metz dell'Athletic Club 96 con 5 metri. Nei 400 metri, miglior tempo per la promessa Lorenzo Valentini della Cari Rieti con 48.14. Vittoria nel triplo per la sangiorgese Silvia Del Moro della Tecno di Atletica Marche con 12.47, mentre l'alto vede il successo di Antonella Napoletano, atletica Loco Rotondo, 1.65.